SM fetish dei piedi, zoofilia e onanismo. Solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. mm. Buonasera figlioli, iniziate ad accomodarvi, che tra poco iniziamo il nostro viaggio interstellare. Buonasera, funghetta, buonasera al gatto con gli stivali, buonasera Rick. Buonasera la nostra Valentina, buonasera Jenny, buonasera Sanietto, Autun Larry, buonasera, Spark. Buonasera, Giacco Larry, buonasera, Franz, buonasera Antonio, buonasera Larry di nuovo. Sto scorrendo la chat, buonasera Tony Buonasera, può buonasera, Calemma, buonasera, Pastafaria, buonasera, Robbe, buonasera, Avo. buonasera, Palmec, buonasera, Simodion, buonasera, Icaros, buonasera, Rob, già salutato, già salutato. Eh esatto, Trinità, buonasera anche a Trinità. Buonasera, insomma. Weila, buonasera, Conchi. Dobbiamo portare avanti il discorso Malanga che avevamo accennato l'altra volta. Scippatori di anime, solo su Padre Cain Channel. Menù della serata: anelli di totano fritti, bocconcini di polipo e pesce spata arros, arrostico arrostito. Per contorno patate al forno e fiumi di. ma fiumi di Chardonnay è proprio c'è cioè sempre tipo. c'è cioè tipo rubinetto col Chardonnay, Riccardo. Buonasera Izza, buonasera Cambero Vettoso. <ride> Sto facendo la carbonara, ma ho finito la panna e metto il gorgonzola dolce, tanto è lo stesso. esatto. Se no la, la cosa, la come si chiamava quella che usa la, la versatile. Se Buonasera Frasca. Ho una vigna riservata, ricantare con il suo rubinetto di Chardonnay. Buonasera Cody. Non Noi ci siamo mangiati le piadine. Buonasera tartal Nazumi, ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Buonasera, figlioli, benvenuti nel nostro mercoledì del disagio. Buonasera, Tana. Stasera ti guardo da malata di COVID. Das. Ci dispiace, ci dispiace, Tana. Buona guarigione. Io ce lo vedo, ma ragari alieno grigio il motorino che ti scippa l'anima quando meno te la sferi. Tipo pensionare, tipo la pensione fuori le poste. Esatto, esatto. Buonasera ornitologia. Io ho mangiato uno spiedino di ragù di Totani sulla pasta. Ah, uno splendido! Infatti, c'è uno spiedino sulla pasta. ma Che cazzo sta mangiando? Uno splendido ragù di Totani, infatti, lo spiedino di ragù di Totani. Non riuscivo a capire cosa ti stai mangiato. Buonasera, Ivan. Benvenuti, benvenuti nel nostro mercoledì. Mi gratto come i cani, vedi qua la zampetta così. Eh, L'uomo vero, vero ha da puzza. L'odore di muschio e cuoio che piace tanto alle donne, eh. Allora, benvenuti nel nostro mercoledì del disagio. Nel nostro mercoledì disagio, dove riprenderemo il discorso malanga, il discorso alieni, i rapimenti alieni, nuovi studi, nuovi studi sull'umanità, sul passato dell'umanità. La storia è tutta da riscrivere, e la scienza muta, e la scienza muta. Dal tuo menù ti ho scoperto di essere trasferito a Dubai. Grazie agli abbonamenti. La piadina se sono magnati. La piadina, la confezione da tre del, del PewEx con? No, le no. No? Eh, con la mozzarella di bufala, una mozzarellina di bufala per piadina, tagliata fina fina, 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 che poi si scioglie. E tre fette di speck e tre fette di prosciutto a scelta. Alieni Sudamerda merda anche stasera, da malanga a valanga, di una, va una malanga di cazzate questa sera. Buonasera Snow, buonasera Chris Bagu. Allora, riprendiamo, riprendiamo la nostra scena. Prima, prima vi, rimostro, vi rimostro i premi in lizza per la riffa di settembre, che sono la maglietta del Momodeo. La maglietta del piccolo Giosuè, con scritto È terribile al lato bella cuore, bella la maglietta del, del giovane Grabi, con scritto non ha senso. La maglietta di Deo, la maglietta di Deo con il, il suono che matto, che so. Poi abbiamo per il primo classificato della classifica Biz, abbiamo la maglietta Wow, che disagio, attivata. E infine la maglietta per il primo donatore del canale di settembre, la maglietta Aseghimma. Ora abbiamo primo il buon picchio. Ho sentito, sentito la notizia di oggi: il proprietario di Beyond Beef, la carne sintetica, ha morso il naso ad un comunista. Non cazzo che la... So. La... Esatto, esatto. Eh, la carne sintetica <ride> è un problema, eh. Mera, me la merito la maglietta di Momodeo. Sto merito. Eh, grazie a tutti. Il disagio mi distrarrà sicuramente. Ci dice tanto: da esibire ah, a messa, esatto, soprattutto quando siete invitati ai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni. Stasera, da me c'è la processione per il santo patrono con tanto di fuochi e parrocchianate varie. Naturalmente, oggi alla messa c'erano tutte le autorità, compresi i rappresentanti delle forze dell'ordine, ma eh, siamo uno stato laico. Grazie, 81 MRK, grazie per il supporto. Numeretto della riffa a te, vero? Eh, notizia strana ma vera. Eh. Eh, beh, non so, non Buonasera, Nike. La maglia wow! Che disagio sarà il nuovo dress code degli uffici che presidio. Ma invece fai un SO alla tua regia dopo che inviamo, imba... eh, effettivamente, effettivamente, facciamo anche un SO: Un SO alla buona. Alla, Buonavale, alla Buonavale. buona Vale. alla buona vale. La, la tutta pura la tutta, la tutta e la tutta santa Valentina che ci, che, ci, che ci delizia le sue live alle 13 mentre il martedì alle 22.30 con una live relax buonasera caccia, buonasera caccia, ben arrivato, ben arrivato mi servirebbero contanti secondo voi a quanto vendo la mia anima agli alieni Buonasera Salettano, benvenuto, benvenuto, soprattutto quando ti trovi su TikTok da Trattreata in Barbudia, un evangelico protestante, è vero, Ornitologia, ieri? L'altro ieri? Ieri? Ieri, ieri? Ieri stavo, stavo sfogliando TikTok e ho beccato in live, ho visto eh, la faccia di Ornitologia, era in live eh, con Lello Akira, ospitati da Il Teologo, che una volta ci è venuto a salutare qui in live... Eh, ho, salutato, ho salutato in chat e mi hanno invitato. Sono entrato pure io, purtroppo sono stato poco perché poi è arrivata la cena. Lo sapevate che Malanga ha collaborato con vari, un varo venuti per la realizzazione di un film, è vero? Si chiama Sei giorni sulla Terra e loro dicono di vederlo come fosse un documentario tipo Super Quark. Beh, io non vi vorrei dare una brutta notizia, ma Sei giorni sulla Terra credo che sia su Prime Video. Questo vorrei al dire che, che ve lo faccio vedere. Lo sapete, sì. Uh, avete tu e Padre Cain a fare un saluto a Brindisi? Ah, venite tu e Padre Cain a fare un saluto a Brindisi, 8 ottobre e mm. Il diavolo paga di più e ti fa gli sconti sui drink no, quando vai no, al bar no, non nemmeno Ci sta! 6 no. wow, giorni wow. sulla terra, ragazzi, e su Prime Video Quindi, aia! Quindi probabilmente un venerdì vi beccherete una serata cinema anatema ateo su di te buonasera Paolo ma quante schifezze ci stanno su Prime <ride> ho paura io l'avevo visto in streaming e non era bruttissimo ma non mi troppo alle storie di Malanga un titolo che è tutto un programma non lo so, lo so probabilmente lo vedremo probabilmente lo vedremo venerdì, venerdì, se la baba, se la baba ci darà conferma però continueremo il documentario eh, sugli abusi sulle suore l'ho appena visto nella lista Prime porca... Sì. Allora, 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 padre. desidero la, desidero la donna da altri, però lui. è, è No. È, che fai, body shaming. Eh, buonasera, Padre Dead. adesso va Vanna Marchi e il, e il ba, Vanna Marchi e il baffo. Sono ormai i documentari. Buonasera, Tripix. Buonasera, stasera spariamo sulla croce rossa, praticamente. la sai, la guerra tra il vecchio Amort e Malanga. Malanga dice che esistono gli alieni. Mentre Amort diceva che erano demoni. Una guerra. No, 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 mi sono perso il battibecco tra ba, Malanga e padre Amort. Se il sulla terra parla di un professore di chimica che scopre di avere il cancro e inizia a vendere metanfinità. Ah, no, scusa. Ops, oh, sì, io il venerdì sono in live, mannaggia, man, mannaggina. Funghetta. Uh, sto con la prova gratuita del Prime. Famolo prima che me scaga. Quanto te dura, amo, Fammi sapere. Buonasera, Alec benvenuto. Mannaggina, mannaggina la Don Alberto Allora, spostiamoci, spostiamoci Nella nostra schermata adatta per la serata Eccola qui E vabbè, se è così potenziale diciamo che in passato ha mangiato molto E non ha digerito nulla Così, così vabbè, così è passabile Passa la pubblicità di Vanna Marchi e Il baffo di Novara su Netflix Ah, la pubblicità 13 anni 80 Padre, ho appena visto il video dell'Ave Maria su TikTok Ah, Su TikTok ho pubblicato un duetto dove c'è un tizio che dice che secondo lui faceva, fa una sfida a tutti i satanisti gli altri, eh, che se sicuramente no, eh, non sarebbero riusciti ad ascoltare l'Ave Maria. Io ho accettato la, la sfida, purtroppo è successa una cosa orribile eh, durante il duetto. Andatevelo a vedere su TikTok. Ma se Prime c'è anche Creators, il film come il Nino? No, non c'è, non si trova il film. È in... È impossibile da trovare. Buonasera, Pirato Sbirillato. Eh, resta il più accattivante. È vero, c'è anche. Ma infatti, ma infatti io l'ho preso da te ornitologia. Solo che quando ho fatto duetto, tu non c'eri. Io, però, l'ho condiviso dal tuo. Buona, buonasera, Grado Sbirilato. Buonasera, Hiroshima. Ma di Giorgio Bongiovanni? <ride> sì, Hiroshima. Abbiamo parlato di Giorgio Bongiovanni, di Caria e, e di Eugenio Siracusa, che poi arrivano tutti dalla scuola di Eugenio Siracusa. Abbiamo scoperto tante cose interessanti, tipo il pianeta, il pianeta Mallona, dove vivevano in una. una... In un presente super tecnologico, il diavolo, Lucifero. Poi hanno esploso il pianeta con le atomiche. Si sono rifugiati sulla Terra possedendo delle persone, una storia fantastica. Abbiamo saputo che c'è la polizia spaziale che impedisce ai, ai pianeti cattivi di, di viaggiare nello spazio. E non dimentichiamoci: non dimentichiamo la Tonini. La Tonini, spettacolare, eh, no, spettacolare. non solar. Non spettacolare. solar. Spettacolare. Buonasera X-Blast, i giganti de... della live di Rick Hunter di ieri sera, ah, cioè, no, non ho seguito, non ho seguito No Solar, li conosco bene di persona, ricordoni con loro, Hiroshima hai frequentato Hai frequentato Hiroshima, facci sapere, dacci, dacci informazioni La polizia spa spaziale che blocca i pianeti in contromano Arrivano di quelle contraversioni spaziali ragazzi Okay, oh. eh, 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 appena visto il duetto, chissà perché me lo immaginavo sarebbe successo qualcosa, eh? Lo so, una Mary Mannara, eh, Era più che prevedibile, cringeometro fuori scala comunque. Allora, allora, allora. Vi informo che iniziamo con un video che rivoluziona l'archeologia. Una tecnologia che riscriverà la storia dell'umanità. Dai, che si torna nel disagio. Land, profondo malanghiaro. Si parla di polizia spaziale, ma quelli che fanno veramente paura è la finanza. È vero, Gianfrassino, è vero. Eh, soprattutto quando evadi le tasse intergalattiche, lì sono, ci sono veri problemi. Iniziamo e quindi attiviamo la nostra ruota del denaro per tutta l'umanità. Ma che, che all'inizio gestirò io, poi distribuirò. Fidatevi. Questo è il video. Eh, è troppo grande. Grazie uomo surreale! Grazie uomo surreale per il supporto. Numeretto della riff anche a te. Allora, rimpiccioliamo, rimpiccioliamo, perché tanto non ci serve il video, ci serve solo ci serve l'audio, perché questo è un podcast. Eh, Limo sui secondi sistemi stellari, è arrivata alle stelle. Eh, perché non conta la seconda casa sulla Terra, ma la terza su un altro pianeta, ragazzi. È notorio che Malanga creava un gruppo poi faceva un casino. Ne creava un altro, li faceva casino e scappava. <ride> non lo so. Non lo so non... Oh, buonasera, Kimago. Ho sentito Siracusa. buongiorno Giovanni Biglino. Ah, è l'ora della preghiera. Buonasera, Kimago, allora, eh, chissà quanto paghi di Tari poi. Ma perché? Ma perché la esatto? C'è cioè, la nettezza urbana che ti deve venire il camion dell'ama addirittura con lo shuttle è un casino. Storia da riscrivere. Con il radar ad apertura sintetica vediamo cose mai viste. Questa è una tecnologia eh, di nuova generazione, tipo depositata l'altro ieri, eh, a quanto pare pubblicata anche sulla rivista della Cornell University. Questo radar ad apertura sintetica ci fa vedere cose che ma che te lo dico a fare? Ma che cazzo è il radar? Lascia fare, è una tecnologia depositata da poco e serve a vedere le cose veramente come stanno. Radar con co apertura sintetica si trasforma in un, anche in un missile con circuiti di mille valvole. Esatto, eh, io uso solo radar cotore 100%. Ma l'apertura sintetica è una specie di zip spaziale. Praticamente è un radar che dovrebbe permettere di... Esiste, eh? è una tecnologia che esiste. Eh, dovrebbe permetterci di vedere le cose com come se fossero trasparenti, le strutture. Eh, radar sintetico, ma un po'... Occhio a fumare vicino al radar ad apertura sintetica, più a fuoco che un attimo. Eh, ma si chiama Troca, non radar... Eh, questa è la, è la spiegazione. Radar ad apertura sintetica. E ricordiamo i gentili fruitori di questa scelta parrocchiale che non si fanno domande, cioè è così e basta, ecco che altrimenti finisce, finisce tutta la magia ragazzi. Se cominciate a fare le domande e poi le cose cascano per terra, buonasera Fiorellino, ma il radar 100% naturale dove lo compro? Allora, iniziamo a ascoltare, sono soltanto 8 minuti, questa tecnologia rivoluzionerà il modo. Di percepire il nostro passato e per raccontare una nuova storia, una storia va riscritta. Buonasera, Shad, persino il cronovisore prende un'aurea di serietà. Eh, C'è la live che completa di Malanga di quell'evento. Sì. Ne ho trovati tanti di, di conferenze di Malanga che durano diverse ore. Però per questa sera ho selezionato solo video, video brevi. Eh, quindi iniziamo a vedere che cosa, che cosa è questa tecnologia. Che ci, eh, questo video di adesso eh, è il più recente che ho trovato. Eh, del tipo del 15 settembre di quest'anno. Mi dispiace non venire qui più spesso, ma per la scuola bisogna andare a dormire ad un'ora un decente. È vero, Fiorellino? Buonasera, Mr. Gamma. Eh, Cronovisore, strumento scientifico invi invi invidiato dal CERN. Eh, buonasera, Fracchia contro Internet. Buonasera, dottor Cuscito. Questa sera sono quasi in orario. Dottor Cuscito è venuto apposta per la serata in cui si continua a parlare di alieni perché più che altro per controllarmi e vedere se non rivelo informazioni troppo scot scottanti. Dottor Cuscito mi segna sulla sua agenda nera dei poteri forti e poi non mi fa più pagare da Soros. Questa, questa è la realtà. Buonasera, Gianfrassino. Eh, che combinava nelle altre ah, schede c'è eh, tutta la roba per questa sera nelle stessa. altre schede allora andiamo, andiamo ad ascoltare e allora torniamo in studio e accenniamo un attimo quali sono i nostri programmi per questo fine settimana, anzi per la prossima puntata del nostro podcast, oh, perché venerdì adesso. ci saranno delle ma variazioni, noi andremo in onda nel pomeriggio perché saremo in trasferta. Andremo a Montenero al ristorante okay, Conti, dove il professor Corrado Malanga ha sviluppato Sfettiamo negli Sfettiamo ultimi Sfettiamo mesi Sfettiamo proprio sulle piramidi, come già era stato in passato, ma con delle nuove tecnologie. Abbiamo in collegamento in questo momento il professor Malanga che ci dà un accenno su quello che sarà la presentazione di venerdì sera Bu grazie, Fran grazie Francesca98 grazie mille per il supporto numeretto della rifa a te infatti per aver partecipato sul tuo canale ora me ne stanno capitando di tutti i colori tutti i sabotaggi dei poteri forti eh? è vero è vero eh si sì, esatto se seguite Malanga nelle conferenze se magna questo è importante eh? Eh, sempre al ristorante parla di, di piramidi intanto magna oh, che sta di alieni no? Intanto... Ma il d'apertura sintetica alle maniglie, se sì, quante? Eh, nessuno, Lilde, perché siamo, abbiamo, appena iniziato, abbiamo appena iniziato. Buon pomeriggio, professor Malanga. Ecco, eh, buon pomeriggio a voi. Intanto a le a ringraziamo voi. tanto per gli interventi sul, sul voto, sull'astensione, che hanno aperto un dibattito infinito e sta ancora continuando, andrà avanti probabilmente ancora per giorni. Ah, ma c'è anche, anche un, uh, un commento di Malanga sul, sul, sul voto, scusate, ma io. Devo... Devo, eh, devo assolutamente poi sentirlo. Uh, no, no, voto non voto fa una proposta. Questo, questo lo sentiamo, ci interessa l'attualità. Eh. Ma adesso ci focalizziamo un secondo su quelle che sono le sue ultime ricerche. Vai. Quindi eh, appunto se vuole ci dia un sì. accenno su quello sì. che verrà detto, sì. eh, presentato venerdì. Ah. Certo, eh, attraverso delle tecniche di radar ad apertura sintetica siamo riusciti praticamente dalla distanza di 680 km, l'altezza del, del, del satellite che tiene l'antenna radar, a guardare all'interno del granito della piramide di Cheope, rendendola sostanzialmente trasparente. Eh. In quel contesto abbiamo scoperto eh, stanze, eh, corridoi. Eh, eh, sistemi ehm, che sembrano ehm, sostenere le cose che io poi avevo scritto nel primo libro sulla eh, eh, piramide di Cheope: la... incredibile, incredibile! Ma il radar ad apertura sintetica tipo il cronovisore allora, no, sì, ho detto infatti esiste, eccolo, il radar apertura sintetica tra l'altro, se andate, anzi, lo leggiamo subito la pagina di wikipedia di questa, di questa tecnologia arrivamento radar, ok eh, solo che c'ha dei problemi grossissimi, cioè la, la percentuale di, di errore eh, è, è molto facile eh, creare artefatti e roba eh, ma, ma la malanga possiede un satellite Radar ad apertura sintetica, sì, sì, esiste, eccolo qui. Eh, tra l'altro, quando non c'è scritto quando è stato inventato, progettato. Eh... No, non è, non è, un inte... non è una, infatti, una tecnologia inventata da Malanga. Eh? Fabbrica dell'immortalità, certo. eh, si vede. Che ha di 106% di errore. Addirittura, al di sotto della piramide, per almeno 100 metri sotto, ci sono dei corridoi che hanno delle caratteristiche fondamentali e che servono, lo faremo vedere con eh, delle diapositive. Ma perché? Cioè, cioè, hai fatto una scoperta straordinaria, no? In fabbrica dell'immortalità, come, come fai a dirlo e rimanere serio? Hai fatto una scoperta straordinaria nel 2022 che conferma quello che tu hai scritto vent'anni fa nel tuo primo libro. Vabbè, famo desi, famo desi. ma cazzo, ma fai un pubblica fai uno studio peer review, cioè, portala alla comunità scientifica, non anda a fare conferenze nei ristoranti, a mentre De Magni scotti a dito Nella trattoria da, da, da Marier Puzzone, cioè, cazzo, pubblica uno studio scientifico, no, ti faccio vedere le, le diapositive nella mia conferenza dove poi ti vendo il mio libro, Me puzza, capisci? Eh, famo di no che poi se, se impuzzate brutto eh, le diapositive le diapositive eh, con studio scientifico non ci mangia eh, che servono per eh, frenare per purificare è vero è vero che è a stomaco del... pieno poi uno il terreno attorno al quale eh, la, la piramide giace per fare in modo che la piramide vibri ha una frequenza precisa che serve a staccare la parte animica di un soggetto che era chiuso nella vasca della stanza del chiamata del faraone? Ma come. Cazzo... Ma, che... Ma che cazzo? Cioè, questo come lo confermi con. con... scusa. Con il radar, con questo radar che ti fa vedere l'interno. In principio era il podcast. Buonasera ragazzi. Forse finalmente oggi riesco a seguire la diretta. Ma benvenuti. Grazie della, di essere venuti qui. Facciamo uno shadowtino. Eh, ho capito bene. Ha fatto vibrare il faraone. Aspetta, a quanto pare il faraone faceva qualcosa con, con la roba che vibra. Non ho capito bene, ma andiamo indietro perché perché questo è un passaggio importante ha mai imparato a dire ca caorle? ricorda oggi il Veneto, domani l'inglese dopo domani l'enochiano eh, attenzione perché ok, c'è questo radar che ti permette eh, di vedere all'interno dell'estruttore non ho capito come que questa cosa si collega alla parte animica mi sfugge questo passaggio al quale eh, la, la piramide giace per fare in modo che la piramide vibri a una frequenza precisa che serve a staccare la piramide, ehm, che sembrano ehm, sostenere le cose che io poi avevo scritto nel primo libro sulla eh, eh, piramide di Cheope, okay. la fabbrica dell'immortalità. Eh, si vede che addirittura al di sotto della piramide, per almeno 100 metri sotto, ci no? sono dei corridoi che hanno delle caratteristiche fondamentali e che servono... Lo faremo vedere con eh, delle diapositive eh, che servono per eh, frenare, per purificare la vibrazione del terreno attorno al quale eh, la, la piramide giace, per fare in modo che la piramide vibri a una frequenza precisa che serve a staccare la parte animica di un soggetto che era chiuso nella vasca della stanza del chiamata del Faraone, e questa parte animica venga eh, veniva poi, attraverso la, la frequenza, portata in basso a eh, entrare nella, nel corpo del Faraone per rigenerarlo. Eh... Ma che cazzo? Ma come ci arrivi? Ma, ma che passaggio hai fatto? Ma com'è possibile? Ma come me lo dimostri con le diapositive? Ma io voglio sapere come me fai a dimostrare con le diapositive che lì c'è stato il faraone che gli si staccava la parte animica che poi veniva traslata in una vasca per essere purificata. Ma, che, ma come fai con le diapositive? Questa è la scienza, ragazzi, la scienza dei venditori di libri. Eh, la super cazzo la a destra. Buonasera Davide. Stasera faccio doppio disagio. Cambio malanga qui. E 50 sfumature di rosso si taglia uno. Ma che è questa fiction di Stargate? Eh, fonte le mie diapositive. Le mie diapositive hanno dimostrato che... Ma perché mi ricorda Stargate? È vero. Ovviamente quello che dice lui non ha attinenza con il discorso reale. Che poi è pieno di faraoni dalla vita misteriosamente lunga. Eh? Lo disse Napoleone, che ci passò una notte da solo nella stanza del. Ma che è che il monaco. È che... Eh, ma tanto, tanto che ricaminerà. Ricaminerà, Spark. Ho capito: in pratica usano i corridoi per stabilizzare la piramide e con le vibrazioni risultanti, staccare l'anima alla gente. Eh, del volgo per usare le anime per nutrire il faraone vampiro spirituale. Tutto torna. Se sei un uomo senza fede, ma spero pieno di figa. <laughs> Boa noite, Gapid. Uh, la vibrazione aiuta pure la digestione ma io infatti quando mi prendo i frizzantini erbrioschi vedete che vibrazioni che faccio ragazzi tutte le stelle stante... infatti poi in, in realtà i rutti che produco è la parte animica che mi fuoriesce che sono state uh, scoperte chiarite chiarificate in modo uh, perfetto mi mm, mm, immagino che Zachia Was uh, si suiciderà dopo che yeah. avrà allora è stato possibile realizzare questa intervista grazie al contributo dei sostenitori del canale nel senso che hai dovuto pagare malanga visto quello che noi abbiamo 90. tirato fuori ed è evidente che questo tipo di tecnica può essere utilizzata su altri ha detto, ha detto, i, i cosi gli egittologi usciranno fuori di testa con queste scoperte eh. grazie al tipografo per il supporto numeretto era 8 il passerotto pieno di felicità un po biglino un po mangalotto che ha cominciato a svolazzare Bella il tipografo, grazie per il supporto e per la citazione. Ho cercato un pochetto, c'era uno studio con quel radar e le piramidi, però non mi pare siano arrivati agli stessi risultati, è vero Paolo? Secondo me la parte animica manca, vero? Ma la trama di Blade Trinity, quando legano il vampiro e una piramide, eh, a una piramide e colava il sangue per dare l'immortalità al vampiro millenario. Io quando dico ai miei figli, quando dico che i miei figli mi staccano un'anima, <ride> potrebbe essere potrebbe. certo che usciranno fuori di testa perché sbroccheranno si ubriacheranno e affronteranno la depressione da pose ed esatto perché, perché se gli chiederanno gli egittoni ma noi che cazzo studiamo a fa ma a che serve che i libri nostri non li compra nessuno e questo vende milioni di copie e per questo gli egittologi poi usciranno fuori di testa e Kefren, che è lì Uh, ag agganciata uh, 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 vicino uh, sempre sulla piana di gita e che È sostanzialmente terribile. dovrebbe contenere informazioni su quella che era la casa della vita cioè il posto dove il dio cnum toglieva il ba cioè l'anima uh, a un soggetto per introdurla in un altro soggetto così dice eh. Ah, Ma ecco com'è una... l'immortalità. Capito che facevano in, que in, questa, in questa sala, in questa, in questa vasca. È fighissima questa cosa. Eh. Praticamente ci andava il faraone ormai in procinto di morte, gli staccavano l'anima, gli cambiavano corpo, gli ne mettevano uno più giovane e gli rimpiantavano l'anima. Geni, geni ragazzi. Eh, Marco San Filippo, capito, la introducevano. Grazie a me aver scritto per la prima volta qui in parrocchia. Eh, ciulavano un'anima di un altro e la davano al faraone No, l'anima far del faraone era sempre la stessa Gli cambiavano il corpo, capito? Come un chip eh, Buonasera, Elions, Stasera eh, Tipo? Tipo alteret Carbon, esatto Una stazione di servizio per fare rifornimento animico La vecchia anima la ricondizionavano E poi te la davano, ovviamente a metà prezzo come hanno fatto con la regina Elisabetta, è vero, è vero, siamo in taxi. Però la fantasia non gli manca. Potrebbero fare gli sceneggiatori. Pari a me. Ma sembra cosa degna del sito che inizia con il 16 romano. Eh, che sito è? Ah, vabbè. Eh, no, non, non, non ho capito il riferimento. Eh, questa l'hanno copiata dal film degli X Men con Apocalisse. Ma tutte queste tecnologie che fine hanno fatto? In pratica è Baltastar Galattica e i faraoni sono Siloni. Vedi, i riferimenti sono tanti. Eh, come il signor Bars che ogni mattina fa una procedura tecnologica a allungare la vita di 25 ore. Quanti film hanno copiato da Malanga? Quanti film ha preso, da quanti film ha preso spunto Malanga? Stesso software, contenitore diverso. E la storia su quello che succedeva nella, nella casa della vita è chiaro che da questo punto in poi si apre un nuovo percorso storico noi con ma come si apre un nuovo percorso storico perché non hai provato nulla perché si dovrebbe aprire un nuovo percorso storico gli egittologi non sanno un cazzo, le prove genetiche sull'origine delle pietre della camera del re sono schiacciatine neurodinamiche che portano alla sicura conclusione che nel tempo iporborrigeo si praticava la traspirazione ventro-anale. Scacco matto, accademici. Questo tipo di studio abbiamo definitivamente demolito, se ce ne fosse ancora bisogno, eh, tutto quello che c'era scritto sui libri di storia. La storia da oggi in poi diventa un'altra cosa. Bisogna che i nostri potenti se ne rendano conto, eh, le religioni e chi ci ha fatto credere in questo se ne renda conto, soprattutto la religione cattolica, e se ne renderà conto la massoneria, perché è dalla storia dell'Antico Egitto che parte tutta la storia della massoneria, e quindi dovremo capire chi. Ha costruito queste cose perché si. Sicuramente... Ma Che ha demolito scacco matto storia. Che spocchia! Ha definitivamente demolito la storia. Tutta la storia. La storia oggi la descrive Malanga. Avete capito come siamo messi, ragazzi? Buonasera, what! Eh, Buona anima trapiantata a tutti. E le banche non ce le vogliamo mettere. E effettivamente. Il signoraggio bancario manca. Sicuramente da oggi in poi. Possiamo dire dal 16 in poi, possiamo dire che le piramidi non hanno costruito gli antichi Egizi. Ma, ma scusa, siamo al, siamo al 21 settembre. Perché non ci è arrivata questa notizia? Lo vedete allora che i poteri forti tentano di oscurare la verità? Eh, lo capiranno che i puffi nei loro palazzi d'argento. Ma, ma che cazzo ho sentito? Ma il dimolitore non era Renzi. Chi ha costruito? Sapete vero? Qual è l'unica risposta possibile? O comunque c'è un sacco di gente, politici e storici, che secondo Malanca dovrebbero prendere appunti. Eh, Zai Awash Ha desiderato di aprire un ristorante Dopo lo scacco matto della storia Per invitarci malaga a fare una conferenza E a spiegare Qualcos'altro che veniva da un'altra parte Su questo non c'è più Ombra di dubbio ma, ma qual è la certezza Ma cioè, Qual è la prova schiacciante di questa cosa Le tue diapositive Quello che sta dicendo il Professore è sconvolgente Sott S Sì Beh, di solito le cazzate sono sconvolgenti, ma cioè, non inventa una cazzata, di solito è una cazzata proprio perché è sconvolgente, cioè proprio è, è il significato di cazzata. Eh, padre, è così, fate i cazzi, tu... esatto, non fatevi domande ragazzi, è così e basta. Se la piramide non l'hanno fatta gli egizi, gli stialiani con motori più veloci della luce facevano uno schifo in architettura, potevano fare un grattacielo, esatto, invece un grosso triangolo, una forma abbastanza elementare per la mente umana per portare una cosa in alto con il meno rischio possibile, una base larga e poi si va su piano piano. Non mi sembra una forma se avessero fatto che cacca un arzigogolato, una spirale che, che ancora oggi si tiene in piedi una spirale di 8000 tonnellate. Tu dici, Chi cazzo ha costruita? Che tecnologia inverosimile. Una... Dio, non è un arzigogolato. Esatto, un arzigogolato di il piombo di, di 200 metri di Italia, in pendenza che, che non si rompe. Tu dici, Oddio. Famose due domande, ma una piramide. Tricodinamica, psico trasciadetta. Tra non era che il triangolo perché avevano l'astronave in panne. Eh? <ride> potrebbe essere. Potrebbe. Beh, poi stra strano perché. Ah, sai, forse, visto che c'hanno astronave a banana, cioè forma della piramide, magari prendevano lo slancio. No, tipo il ferro di cavallo quando giochi col, col bastone. Prendevano lo slancio sulle piramidi e no, ripartivano. No, 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 Ci piace. Se fosse veramente così tanto avanzati, perché non hanno fatto le piramide con punta arrotondata. Ricordi che il triangolo è uno dei simboli dei poteri forti esatto? La piramide la, la fa i bambini in spiaggia. dai. Ma se non fanno la punta, come lo sparano il raggio traente trasparente, è vero? Sottolineo che, però, sono le sue considerazioni eh. sulla base di un'osservazione che state facendo e che è ancora all'inizio, eh. giusto? Posso dirla, questa cosa no? uh, o, sia... sì. o ti arrabbi, possiamo dire. È vero che sono mie osservazioni, ma dopo i 16, quando tutti avranno visto il lavoro. Eh, saranno le osservazioni di tutti perché non c'è una seconda chiave di lettura. Lei mi sta parlando praticamente dell'acquisizione della, di una competenza che può essere al pari dell'inizio dell dell'utilizzo del telescopio di Galileo, quindi una nuova te, una tecnologia. Sì già sì. esistente Mal come... ah, malanga nuovo galileo nuovo galileo i poteri forti gli, gli acc accademici come, come, come l'inquisizione ragazzi il triangolo no non l'avevo considerato il 16 di settembre ragazzi questa, questa intervista è del 15 settembre di quest'anno siamo al 21 io, io, tu, io, tutta, io la, tutta, tutti questi scienziati sconvolti dei gittologi che si gettano dalle piramidi io non li ho visti mo, non lo so Magari ci tengono nascoste queste. Se... Sì, che però viene sì. impiegata in un modo totalmente innovativo sì. e totalmente nuovo e che dà dei risultati a delle ricerche che sono state fatte in passato con altri mezzi, ma che hanno dato dei risultati sempre molto limitati. E questa ricerca, voi l'avete. A proposito proprio di questo, voi l'avete presentata alla NASA, come l'hanno presa? Dunque la presenteremo ufficialmente alla ah, NASA. Ah, la, devono ancora pre la presentano alla NASA, aspetta. Il prossimo anno perché ah. il mio coworker worker che... Ehm, ehm, ecco perché ancora non ci hanno detto niente, Star Tran presentano alla NASA. Filippo Biondi eh, è stato invitato anche lì in sede a parlare di questo. L'abbiamo già presentata però ad esperti eh, della NASA durante eh, l'Eusar cioè il eh, convegno internazionale che si è svolto a Lipsia eh, sulla eh, scienza della, della, della tecnica SAR, cioè il radar ad apertura sintetica. Quindi lì c'era effetti di... Aspetta, tu presenti alla NASA la tecnologia del radar, cioè l'affidabilità del radar, non le tue considerazioni sul fatto che le piramidi le hanno fatte gli alieni. Sto radar già esiste, sto radar già c'è, non è che te lo sei inventato sul momento. Vedi come cambia la storia? Eh, In tutte le parti del mondo. Il famoso mascella... reparto egittologi della NASA. Giuseppe alla NASA e sono rimasti con la mascella un po' inchiodata perché non si aspettavano che noi riuscissimo a guardare con un radar dentro dentro le cose. Questa tecnica molto facilmente può essere utilizzata per andare a vedere, che ne so, sotto l'area 51, a scoprire le basi militari segrete americane sul nostro territorio, guardare all'interno della Luna, per esempio, e vedere... Esatto, chi vuole sapere quanto sia nuova questa cosa cerchi Sea-Sar. Sono un alieno semplice, vado in un pianeta lontano. 814 milioni di anni luce per costruire torrette di pietra. Fai castelli di sabbia. Eh, NASA, merda, ci hanno sgamati. Eh, buonasera, Triskan. Ma poi parlano di NASA come se fosse l'unica agenzia spaziale del pianeta, le altre non pervenute. Che cazzo glielo vai a presentare a fare che non l'hai mica inventato te? Vedi che cosa c'è, no? Eh, questi, oppure guardare eh, e scoprire i pozzi petroliferi, eh, abbiamo già fatto. Allora, ad esempio, qui nella rivista Cornell University il la tomografia radar Doppler ad apertura sintetica: le varie dettagli della struttura interna ad altre soluzioni sconosciute della grande pubblicata da Filippo Biondi e, e Corrado Malanga, e è una. Come si dice, è eh, una messa a punto di questa tecnologia che già esiste per fare un altro tipo di cosa. Eh, pure guardare il culo a storia, scusate, non è colpa mia se sono napoletano. Ma secondo me i poteri forti non conoscono già questo radar, si sono totalmente rincoglioniti. No, credo sia una, una messa a punto di questo radar per fare questa cosa che dicono loro. Prossimamente, conferenza di Malanga nel ristorante reparto souvenir della NASA di Orlando. 5 dollari, piramidi di formaggino eh, ti faccio notare che Malanga parla di questo satellite come se. Esatto, il fatto è che ne parla come se lo avesse inventato lui questa tecnologia straordinaria che prima non c'era. No, che sono risultati eccezionali: si vede esattamente tutto di un posto petrolifero, Dove sotto l'Antartide magari, o magari sotto gli a, oceani: a, a, sotto l'Antartide a cercare, cercare l'antica e mitica città di uh, Atlantide per esempio <ride> e, certo, e certo tu c'hai un radar rivoluzionario la prima cosa che ti viene in mente fai oh, andiamo puntamolo sull'Antartide e andiamo a cercare Atlantide ma no, questa sarebbe proprio la prima cosa che, che, che mi verrebbe in mente anche a me certo che come vibra bene il ghiaccio e noi riusciamo ad andare a 8 km di distanza eh Mamma profondità, mia. professore, io la ringrazio tanto di questo breve intervento. Noi ci vediamo venerdì 16 a Montenero, al ristorante At Conti. At cioè... A difesa di questo intervento, i poteri forti non è detto che non siano poteri stupidi, eh, ma dove l'hanno cercato? No, ancora uno cercava. No, no, Mancava Atlantide, lo sapevo, ero sicuro come vibra, come vibra bene il ghiaccio. Poi eh, come vibra il ghiaccio, ragazzi. Ma che ve lo dico a fare, signora mia? Atlantide è sempre una certezza. Va a cercare l'Antartide uh -huh. per come vedere sei? se c'è un ristorante pure lì. Uh, Atlantide, Petro Dittatura, parole a bambera, fantastico. Possiamo guardare pure sotto i vestiti prima degli appuntamenti? Così, no, eh, no, no, <ride> no. Spark, come vibra bene il ghiaccio? Un altro, un altro ristorante, Atlantide come il prezzemolo. Eh, che poi se non ricordo male l'ESA lancia dalla Puglia che sarebbe sempre più comodo da notare come l'incontro è in un altro ristorante allora andiamoci un attimo a vedere anche il, il pomeriggio eh... siamo con il professor Corrado Malanga aspetta prima, prima, prima questo allora Vabbè, faccio minuti. questo video breve, eh, breve contrariamente il cazzo, 41 alle minuti. abitudini eh, allora, perché... consigli elettorali visto che siamo ormai prossima alle elezioni da parte di Corrado Malanga. Io non voglio fare l'opinionista perché ce ne sono già tanti, ma in questo contesto storico, siccome tantissimi mi hanno chiesto cosa ne penso sul problema delle eh, prossime elezioni, cosa fare, cosa non fare, votare, non votare, e allora, eh, pressato da queste richieste, sono qui a spendere qualche minuto del mio tempo per dirvi come la penso. Ah, okay. Poi Portate. ognuno ovviamente farà eh, come eh, desidera. La eh, situazione, secondo il mio modesto punto di vista, che riguarda soprattutto il comportamento degli esseri umani da un punto di vista entropico, cioè da un punto di vista coscienziale, è la seguente. Eh, noi ci troviamo di fronte all'idea eh, di eh, votare, ma se andassimo a votare, per chi dovremmo votare? Questo è effettivamente è un problema, ma la soluzione? Eh, ci sono dei vecchi schieramenti e ci sono dei nuovi schieramenti. I vecchi schieramenti rappresentano quella che è stata la politica finora de del governo italiano. Prima vogliamo di Rams, vogliamo Malanga e poi eh, di Mario Draghi. Non c'è stata una opposizione, se non una finta opposizione della eh, Meloni, la quale mh, in realtà è risultata più atlantista rispetto eh, a Mario Draghi, ehm, e che sarebbe pronta a riprendersi Mario Draghi qualora eh, dovesse vincere le elezioni. e ehm, non fosse intenzionata a eh, partecipare lei di persona al governo. Quindi eh, se dovesse vincere il vecchio schieramento, cioè i vecchi partiti, uh -huh. o quelli di destra, pseudo-destra, o quelli di pseudo-sinistra, non cambierebbe sostanzialmente nulla perché non c'è una differenziazione apprezzabile nei comportamenti di questi due pseudo schieramenti. Perché uso la parola pseudo? Perché questi schieramenti sono <coughs> schieramenti che riguardano la politica vecchia, quella cioè che c'è sempre quindi, stata. Quindi, infatti, credo dal titolo, la, la soluzione di Malanga sia non andare a votare. E che votare per problemi di natura di silizzo, politica, ehm, e... questi schieramenti vengono gestiti con una parola, una parola precisa. Senza questa parola non si può fare il, la politica. Questa parola è il compromesso. Quindi esiste il politico di turno. Ok. Eh, abbiamo un po' rotto i coglioni. Eh, sì, comunque, comunque parlava di astensionismo. Eh, se non andiamo a votare che cosa succede dopo se i partiti antisistema dovessero avere un, cattito, un cattivo risultato. La colpa sarà di chi ha spinto per l'astensionismo. Cosa ci comunicano a livello piennellistico i politici? L'astenzione può essere efficace solo se organizzata. Il ricercatore Corrado Malanga, durante il podcast, era tutta campagna elettorale, condotto da Eugenio Miccoli, in onda su Telegram. Di più ci regala altri spunti di riflessione, dove entra nel profondo di ulteriori questioni riguardo la sua posizione di astensione, eh, rispondendo a tutte le critiche e perplessità che ci sono. Ok, perché lui ha detto: meglio non andare a votare? Praticamente. Vota il 29 febbraio. Esatto, mallona popolare è tutta colpa del piramidone esatto in Italia il problema non esiste il compromesso almeno non esiste il senso costruttivo ma solo di interesse politico bella bella cosa di M8 arte una cosa vera eh, ma ben venga chi incide i complottisti a non votare effettivamente anche questo è un punto di vista positivo ma andiamo eh, ad altre eh, fantomatiche rivelazioni Tipo L'ultima domanda. Perché ti sei. Parte 9, qui siamo di nuovo sul canale di Red Ronny. Piramide e Faraoni. Ci libereremo degli alieni. Tu rischi per ciò che dici? Queste sono le domande importanti che gli fa Red Ronny. Sei imbattuto nelle piramidi. Cioè, ci sarà una ragione per sì. cui tu un giorno studi un'altra cosa e ti imbatti nella piramide di Cheope, scopri che dentro c'era l'acqua, eccetera? Sì. C'è sempre una ragione per cui noi facciamo qualcosa? Sì, questo l'ho scoperto dopo e l'ho scoperto proprio mentre scrivevo il libro sulle piramidi, sulla piramide di Cheope. La... Cioè, lui, mentre scriveva il libro sulle piramidi, ha scoperto che c'era un motivo per cui stava a scrivere il libro sulle piramidi. Eh, rischia cosa che gli ridano in faccia la fabbrica dell'immortalità perché io ero proiettato come tutti gli acquari, io sono acquario ascendente acquario. Siamo proiettati verso un ipotetico futuro. <ride> io pure sono acquario, quindi sono molto vicino a Malanga. Sempre un po' con i piedi per aria, con la testa fra le nuvole, dicono no? gli astrologi. Eh, e io guardo la società del futuro, guardavo all'alieno mm, al, 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 all che ci rompeva le scatole. Volevo... Chi era? Chi era? Chi era l'alieno che rompeva le scatole a malanga? Ma voi vedete che sta a fare tutto questo proprio per ripicca in confronto dell'alieno che gli rompeva le scatole. E poi ci troveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar, eh, ma voi però con whisky, avete esagerato però, eh? L'alieno che rompe le scatole è bellissimo. Ecco la prova provata, sono acquario ascendente acquario. Attenzione ragazzi, io sono acquario ascendente gemelli, eh? Quindi è una bella battaglia. Salvare l'umanità, e, e ho capito che l'umanità si salva da sola, io non... Acquario, uno streamer di nome Emanuele ti regalerà una piotta. Oh, me sa che lo conosco. Me sa che te stai sbagliatissimo. Buonasera 10 maggio. Marco San Filippo, ma soprattutto l'alieno di che segno era importante? Perché magari mi va conf in conflitto con l'acquario ascendente acquario. acquario eh. Non posso salvare nessuno, tra parentesi. E... Mi mancava qualcosa. Io dieci anni, più di dieci anni fa, ho detto, ora ho capito tutto, smetto di fare questo tipo di ricerca, c'è il sistema che si chiama Triade Color Test Dinamico Flash per fare queste cose, fatevelo, vi do le istruzioni. Lui è umile però, eh. Lui dieci anni fa ha detto, ok, ho capito tutto. <ride> Fermi tutti, ho, ho capito tutto, ho capito tutto Via gli scienziati, via gli egittologi, ci penso io ragazzi, ho capito tutto Pare se ti chiamano le potresti essere il messia E sono, sono proprio io Rob, sono proprio io E me, me... Allora, se fosse, fosse um, un'intervista sincera avrebbe detto Allora io dieci anni fa come ha detto Gianfrassino? Io dieci anni fa avevo capito tutto, e invece non avevo capito un cazzo, ma invece no, purtroppo ancora non ci è arrivata. Questa, eh... Fatevelo da soli. Non posso mettere in ipnosi il, il 25% degli italiani che hanno questo problema. Punto: so fat. Brendan, you're not fat, it's the shirt. Look at Nate, it's Nate. It's your... io vieni. Adesso ma e... ancora no Aveva capito tutto e invece ancora no, esatto. C'era qualcosa che non avevo ancora capito. È <ride> come eh, il, il cane che ti mordi al polpacci, che non ti lascia andare. Quello che non avevi capito è che non avevi. Che in realtà non avevi capito un cazzo prima, cioè quello che avevi capito prima, una stronzata. Mi, manca Mi è tornato sotto forma di studio sulle piramidi. Vado a studiare le piramidi, cerco di comprendere. Per caso è venuta fuori. Perché le piramidi si riempivano d'acqua? Che cosa succedeva all'interno? E che cosa scopro? Che le piramidi erano la macchina dell'immortalità del faraone. Il faraone, che era questo strano... Ma come ci ma come, ma come arrivi a questa cosa? Cioè, come hai fatto? La prova! Qual è lo studio? Dove? Perché? Essere dolicocefalo col cranio allungato, che aveva il fattore del sangue RH negativo, che quindi non era sicuramente un cromagnon e neanche un neandertal, ma veniva da un'altra parte, aveva un problema: il problema di non morire. Ma guarda che strano. Il problema di non morire. Ma questo si è visto troppi film comunque, cioè 10.000 avanti Cristo dove c'è il faraone che è un alieno. Infatti, era un Sapiens. <ride> Proprio vogliamo dirla tutta. Morire. Come gli alieni. Come gli alieni. Come i nostri alienati. E come faceva il mondo. In che morire. senso. Buonasera, viking. Grazie di aver scritto per la prima volta in parrocchia. Gli alieni hanno RH uh -huh. asterisco. In esatto. senso? RH Svà. Ma poi sono morti, vero? E eh, quanto pare? Buonasera, SUX. Quindi, noi RH negativi siete discendenti degli alieni, della stirpe aliena. Prendeva la parte animica di un povero disgraziato che ce l'aveva e con la. Questa piramide di Cheope riusciva a costruire quindi una macchina, un macchinario che si eh, basava sul movimento dell'acqua, dell'aria e della pietra sotto forma di vibrazioni per ottenere il passaggio della parte animica dal soggetto preleva, prelevante, da lì la parte animica, immettendola dentro se stesso, rivivendo e poi rimettendo la parte animica nel soggetto di partenza. Infatti, se voi andate a vedere, perché c'è scritto: su alcune stele egiziane. Scusa, ma non c'ha senso, sta cosa. Era meglio come avevo detto io, che trasferisci l'anima in un corpo nuovo. Il corpo comunque è soggetto a deperimento invecchia. Che senso c'ha che mi fai il lavaggio dell'anima e mi rimetti nello stesso corpo vecchio e decrepito? Non si capisce un cazzo. Come... Ma come se... Come le misura queste vibrazioni? Io voglio vedere proprio! Dove sono? Cosa cazzo ha detto? Allora, te lo rispiego. Ci stanno le piramidi che gli, gli alieni le hanno costruite. Eh, perché riempivano d'acqua! E riempivano d'acqua, poi c'era l'aliena che lavava i panni per cose del patriarcato antico. Comunque c'era il faraone che aveva la testa oblunga e gli hanno fatto una vasca speciale che tramite la vibrazione dei sassi e dell'acqua, perché eh, come, come facevano vibrare. Boh, voi sapete troppo. Comunque vibravano fortissimo. Tanto, tanto che hai visto quando vibri. Fai, si, stacca, si staccava l'anima, la risciacquavano in un'altra vasca con un ammorbidente a 40 gradi. La mettevano, la mettevano un po' a stendere. E poi dopo gliela rimettevano nel faraone bella pulita. E lui riviveva. Questo è. E... Fallo risentire il pezzo dell'ultimo minuto perché davvero non si capisce un cazzo. Ma vibravano come quando scorreggi in vasca, forse era proprio quello. Quindi prende l'anima, gli dà una ciucciatina per ricaricarsi le pile dell'immortalità. Poi la risputa nel corpo iniziale. A posto, mi pare chiaro. Basta usare la vibrazione dell'aria, dell'acqua e della pietra. Misura col vibrazionometro, è vero, è vero. Ci abbiamo pensato. pensato. Ah, ok, autolavaggio egizio dell'anima c'è scritto l'età dei faraoni vedete che i faraoni eh, dei i faraoni semidei e i faraoni uomini vivono sempre meno i faraoni dei vivevano 4000 anni i faraoni semidei 2000 anni gli uomini gli umani 300 anni e così via c'è qualcosa che andando avanti nel tempo ti faceva capire che il sistema di rigenerazione perché a forza dela va poi l'anima si sfibra mi sembra corretto, mi sembra giusto. Allora, provate a lavare Nati shirt 20.000 volte. Vedete come si sfragna tutta. No, eh, mi sembra... Te, poi te se restringe. stringe, mi sembra sensato il ragionamento. Eh, se sono scaricate le batterie, ma come cazzo le misura le vite di 3.000 anni? Perché nelle piramidi... Eh, no, non nelle piramidi... Mh, nelle cose dice, ci stanno scritte le, le date dei faraoni, ovviamente. Quando le scrivevano Nelle epoche passate non è che ce l'avevano Ce l'avevano nei suoi libri Le mitizzavano E quindi mitizzavano La loro discendenza Mitizzavano eh, la loro discendenza divina E quindi si inventavano Che eh, il Dio era vissuto 4000 anni aveva regnato sull'Egitto Poi era passato Ma eh, è fino ad arrivare all'attuale faraone Che aveva, che aveva eh, ordinato Di scrivere queste datazioni E dice tu Vabbè io vi camperò quanto quello che campo. Uh, non lavate con la candeggina che si strappano. Uh, poteva usare il panno a chiappacolori. Tu sbagli candeggio, gli ha detto l'alieno. Alien... Uh, come i patriarchi della Bibbia. Ogni popolo mitizza il proprio passato. Non funziona. Come accade alla pecora Dolly, che è nata vecchia. Perché le cellule della pecora sono state clonate, ma hanno portato con sé l'informazione della propria vecchiaia. E quindi è morta subito. È come fare la fotocopia di una fotocopia di una fotocopia. Le istruzioni genetiche nel passaggio successivo le perdi. E prima o poi sei andata a morire. Hai solo allungato la tua agonia. Il Faraone faceva così. E il faraone poi ha capito qualcosa, ha capito che l'unico modo per poter in qualche modo sopravvivere era prendere la parte animica a chi ce l'aveva. E per fare questo, siccome la parte animica dai nostri studi è legata all'aspetto del DNA, ah, ecco che poi, poi ci sono arrivati e quindi l'unico modo per continuare a... cioè ci sono arrivati dopo 4.000 anni... Che a forza te riciclarà la stessa parte animica e ti si sfibra Invece qui conveniva cambiare, non bisognava cambiare candeggio Ma cambiare maglietta, comprarne una nuova Quindi mettere, rubare la parte animica di qualcuno più giovane, vedi? Ho visto il banner negli occhi di Padre cario, perché che è successo? Sciopero, <ride> ma in che testi Ci sono scritte queste cose? Forse ci ha parlato lui con, con gli alieni. Ah, perché il faraone, essendo alieno, non aveva l'anima e quindi doveva dare una ciucciatina a chi l'anima ce l'aveva. Vedi, vedi, i vedi. diavoli di Valanga sono assurdi. Tanto quelli dei personaggi dei film che sto guardando ora. Date un Nobel al Trinità. Allora, continuiamo a vedere il documentario di Malanga. No, scusate. I dolicocefali avevano un DNA differente, non avevano il DNA del cromagnon e quindi prendevano la parte animica del cromagnon. Cosa hanno pensato a un certo punto? Di mescolarsi con il cromagnon, di diventare umani, perché così il loro DNA si sarebbe abituato. Sarebbe eh, diventato compatibile con l'essenza della parte animica, ma l'entropia li ha fregati. Aspettate, che questa parte è importante: eh? con il cro di diventare e eh, eh. un... fare questo, sì, così E il Faraone, poi, ha capito qualcosa: ha, ecco, capito, qui, ha capito che l'unico modo per poter in qualche modo sopravvivere era prendere la parte animica a chi ce l'aveva. E per fare questo, siccome la parte animica dai nostri studi è legata all'aspetto del DNA, i dolicocefali avevano un DNA differente. Non avevano il DNA del Cromagnon. E quindi prende... I dolicocefali erano gli alieni che avevano la testa lunga? Eh? Pensa, sarebbe quello dello Champignon. La parte animica del cromagnon, Cosa hanno pensato a un certo punto? Di mescolarsi con il cromagnon di diventare umani, perché così il loro DNA si Scusate, ma io non capisco, ma, la, ma i, i faraoni egizi con il cromagnon io credo, scusa, ma l'uomo di cromagnon eh, quando è datato, scusate, eh? È un'antica forma di homo sapia ascrivibile a popolazioni umane moderne. Largamente diffusa nel paleolitico superiore in Europa, <ride> come, come in Euro scusa, me lo spostate perché in Europa poi non, non mi combacia con le piramidi. Ma. Ehm. Vabbè, nel pale paleolitico superiore, fra i 40.000 e 10.000 anni fa. Uh, vediamo un po', uh, descrizione, discendenti del, del Cro-Magnon. Intende penso. Era andato. No, no, lui dice proprio del cro Prima del cro ha abusato di Savignon. Buonasera, Paolo. Grazie, grazie per la compagnia. Pure l'entropia. L'entropia ci arriva dopo. Che c'è da capire? Assolutamente nulla, infatti. Parole a bambera <ride> esatto, Trinità. Chissà se ai tempi de... di Colocefali c'era il ristorante, chicato per Malanga, eh, lascia fa, padre! Lassa fa. Allora, torniamo, torniamo al Piramide Egitto Faraoni. Sarebbe abituato, sarebbe diventato compatibile. Oh, io non lo so, ma io la dina dina dinastia egizia 40.000 anni fa. Mm. Con l'essenza della parte animica. Ma l'entropia li ha fregati. Perché facendo così, sono diventati umani anche loro. E diventando umani anche loro. Ah, è vero, hanno me l'ho dimenticato in qualche modo. Obtos di dover morire. Cosa si scopriva? Che nel passato accadevano le stesse cose che oggi gli alieni fanno su di noi. Ah, Nel... Quindi continua a succedere, ma è vero, in descrizione ci sono tutte le fonti e eh, guarda che roba, eh, ci stanno le domande che gli ha fatto Red Ronnie, le fonti umane sono... di un certo tipo facevano ma... le stesse cose su umani di un altro tipo. Qual è la morale della favola? Che noi umani, che ora ci sentiamo ghettizzati, no, ormai, ormai sbloccato dal potere, idea, devo rispettare siamo stati il in passato i ghettizzatori di altri. Dovevamo comprendere che abbiamo dovuto passare l'esperienza dell'Aguzzino e del soggiogato dall'Aguzzino. Fare tutte e due le esperienze, Shiva e Visnu, buoni e cattivi. Shiva e Visnu. Così. Shiva e Visnu, Mario e Luigi. Siamo tutti e due insieme la stessa cosa. Ma solo se attraverso l'esperienza, in questo caso del ricordo. Comprendiamo questo, possiamo dire che la nostra esperienza di vita va concludendosi. Perché abbiamo veramente recitato tutti e due i ruoli della dualità dell'universo. Siamo stati Shiva e siamo stati Vishnu, siamo stati angeli e siamo stati diavoli. Comprendere questo esatto, esatto, Trinità. Albano e Romina, Albano E Romina, c'è stato grande buffa e Gargavello. Questo è stata la cosa che mi mancava. L'altra parte della medaglia, sapere che anche noi, una volta esseri umani, siamo stati e abbiamo fatto le stesse nefandezze che oggi l'alieno, attraverso i nostri governanti alienati, stanno facendo su di noi. Quindi, prima di lamentarsi quindi, continuano a farlo gli alieni, comunque sono. che questi altri ci stanno schiavizzando e eh, trattando come bestie, dobbiamo fare mea culpa in qualche modo, pensando che noi abbiamo fatto quello che loro stanno facendo su di noi. Qui il cerchio si chiude. No, io più che, io più che audio Shiva e Visnu metterei come audio... E qui il cerchio, il cerchio si chiude, secondo me. Visto quello che ci guardiamo... Visto quello che ci guardiamo quotidianamente, qui il cerchio si chiude, direi che è perfetta. Non ha detto un cazzo che è uno. Cioè ha sparato una cifra di, di minchiate... Spaziali intergalattiche e poi la cosa bella è che chiude il discorso con e qui il cerchio si chiude. Ma, co, ma dove? Ma quale cerchio? Ma non hai mai aperto niente Poi per poterlo chiudere? Eh, storyboard della madonna per un fantasy futuristico dispotico. Aha, Lo compro. Il mascetti era un dilettante. Per... Aha, non ha senso. Che bel fermo immagine è e qui. Terribile. <ride> e qui il cerchio si chiude bellissimo quindi per logica se la pecora d'olio era vecchia perché clonata da cellule vecchie allora pure le gli uomini belli, dovrebbero nascere belli. sempre più vecchi e le cellule delle palle e delle ovaie fanno eccezione un minimo di teoria delle gambe crociate no 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 il cerchio si chiude grazie perché per lui perché per lui, lui la clonazione se la immagina fantascientifica cioè tu prendi la pecora <sussurra> La sdoppi e c'hai l'altra pecora esattamente vecchia uguale, Non è che se la immagina com'è nella realtà, cioè che prendi le cellule della pecora, da quelle, fai nascere un'altra pecora e tu no, lui fa. Due pecore, due pecore di, di 30 anni, muo, Io Muore avrei subito, un eh, te lo verasi per Malanga. Questa sconosciuta. Il cerchio nella testa mi sta vedendo. Però, però almeno è chiuso. Però almeno è chiuso. È chiuso. Cioè, subito, no, lo devo fare. È come il contrario del cristianesimo dove non continui da vivo e poi speri di andare in paradiso dopo morto. Qui invece dici, ora sei schiavo, ma prima eri tu lo schiavista. Eh, lui si è visto troppo Star Wars episodio 2. Allora, scusate che io mi segno l'audio. Me lo segni tu sull'agendina? Audio Corrado Malanga, non a parte. Minuto 6 e 3. 35 eh, pure sotto i numeri. Malanga ha imparato come si clonano le cose guardando i linfociti. Eh, Corrado Malanga, nona parte 9 a pt. 30 commenti fa. Avevo scritto ora dice il cerchio si chiude <ride> e non posso andare a controllare perché sono troppi. Ma mi fido. Come fa? Il fa come fa? Eh? 6 e 35 come fa il padre a fare? Che cos'è? Gloop, gloop glap, che cos'è? Eh, non ho capito. Non ho, non ho capito se ho capito. Avevamo schiavizzato gli alieni. Ah, forse gli alieni eravamo noi che siamo discendenti dagli alieni. Non, non l'ho capito veramente. Ah, il suono della clonazione. Serpenti, draghi, <glu> maschere demoniche. Il suono della clonazione. Catene. È eh, tipico. Non riusciremo dove? mai a liberarci dal potere degli alieni? Assolutamente sì. Ah, okay. Lo dice l'entropia. Allora, e... Una cosa positiva, una nota positiva. Gli alieni sono in noi. Il, il secondo principio della termodinamica dice che alla fine dei giochi tutti diventeranno consapevoli e la consapevolezza è una misura della coscienza. Il secondo principio della termodinamica dice che tutti, alla fine dei giochi... Tutti dice proprio così, eh? c'è proprio scritto così. Eh, eh. Eh, se ricordo bene, c'è una mezza verità sulla cosa della pecora d'oro. Ovviamente, non nacque vecchia, ma alcune si svilupparono molto precocemente. Vari problemi fisici che la pecora originale aveva eh, una cosa che lessi anni fa. Uh, Credo che una cosa del genere eh, fosse corretta, non come l'ha detta lui. Il secondo principio dice che tutti diventeranno consapevoli: lol, eh, con doppio scappellamento a destra. Quindi, quando la coscienza eh, ha, ne avremo recuperato il ricordo della coscienza, in quell'istante non ci sarà più tripa per gatti. L'alieno, dal canto suo, dovrà mettersi l'anima in pace. Si potrebbe dire così. <ride> Ha fatto la battuta perché l'alieno non ha l'anima, capito? <ride> l'anima in pace. E, <ride> e, e, e decidere che deve trovare un sistema per acquisire consapevolezza, che non è quella di rubarla a noi. Eh e Se... certo, dopo migliaia di anni che gli alieni fanno sto giochetto, secondo te a un certo punto capiscono eh, ah, l'entropia con la memoria dell'anima, tutto torna. Ci vuole l'emotico con la faccia di Padre Livi. Deve fare da solo. E cos'è che dice consapevoli? Il secondo principio della termolinea dice che alla fine dei giorni saremo tutti consapevoli e quindi gli alieni si devono mettere l'anima in pace. Questo è il secondo principio della termolinea. Ragazzi, se non lo sapete, studiate però. Io non posso aiutare nessuno. Nessuno in questo universo può aiutare nessun altro. Perché se io aiuto qualcuno, gli sto facendo un grandissimo spregio. Cioè lo sto togliendo dal privilegio, gli sto togliendo il privilegio di fare l'esperienza. Oh, Quindi lui non impara. <ride> <l> impar <ride> Questa è una buona scusa per non fare Però beneficenza, non dico, non ragazzi. Sono molto seria. Volete la scusa per non fare beneficenza? Aiutare qualcuno sarebbe fargli uno sfregio perché lo privo del privilegio di poter fare l'esperienza della povertà, del disagio, del dolore, della malattia. Eh, lo priverei se lo aiuto... Questo, questo penso sia scritto proprio in calce, in Vaticano. <ride> Come in Superfantasio non lo aiutare altrimenti è squalificato. <ride> Mi sa tanto di caste indiane. Non mai perché io faccio al posto suo, eh, è vero, è vero. se uno deve avvitare una lampadina gli dico impara a te ad avvitarti la lampadina, certo. se no non imparerai mai e quindi ti toccherà... Però se non ho le braccia? <ride> Come... eh, devi fare l'esperienza di uno che... Vorrebbe avvitare la lampadina, non lo può farlo. Il vero secondo principio della termodinamica è impossibile costruire una macchina operante secondo un processo ciclico il cui unico risultato sia il trasferimento di energia termica da un corpo a temperatura inferiore a un corpo di temperatura superiore. Che tradotto significa che alla fine dei giochi tutti avremo la consapevolezza e gli alieni si attaccano. A... E questo è la. tu poi non lo va interpretato. Eh, foto in parrocchia, che hai mandato, che hai mandato in parrocchia. Spero non ci hai mandato la foto del cazzo un po'. <ride> allora, fatevi vedere che ha mandato Rick Ah Ah La cenetta di Rick Però, però I cosi là, oh, buone patate Guarda le belle patate che hai fatto Non è una foto zozza, sono poi patate da mangiare eh. e Però là è, è il paterio mare Sui bruschettini su 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 una simpatica signora che ha fatto cose buone ma che a quanto pare si sarebbe intascata i soldi. Che cosa codi? Eh, stavi rispondendo... Eh, vabbè, l'ho persa, immagino. Dalla descrizione immagino tu stia parlando di Madre Teresa di Calcutta. Buonasera Laura! Come dicevi te prima, migliaia di reincarnazioni prima di accettare che devi fare la fatica di avvitare le lampadine. Come, come ci siamo arrivati alle reincarnazioni, scusate? Ma con le tue idee hai mai rischiato? Oh, ecco qui, ma con le tue idee. Questa è una domanda importante da fare a tutti i grandi rivelatori della verità che ci sono nel mondo. Così te botto senza senso. Ma tu con le tue idee hai mai rischiato? Perché se ci fate caso, tutti questi grandi pseudostorici, eh, pseudoscienziati, pseudo di pseudo pseudo qualsiasi cosa, eh, che iniziano a raccontare le loro verità nel web. Non gli succede mai un cazzo. le tue idee non sono comode. Denunci cose che non sono comode, eh. porti le persone alla consapevolezza e le, delle e cazzate. La con... Credo che il potere non voglia che le persone raggiungano una consapevolezza, le vuole piene di paura. Buonasera De Grey. Sempre in un momento cringe, lo dico come se ce ne fosse esatto. No, non c'è altro in queste live. Le vuole divise. Il potere con me fa un errore grave. Mi ha... Il potere con me fa un errore grave. Sottovalutato pensando che quello che dicevo e che dico è talmente incredibile che la gente non ci crederà. Il potere non ha capito che la mia. Certo, perché, ma poi chi è questo il signor Potere? Il signor Pier Giorgio Potere? Chi è il, chi è il potere? Che ha detto, oh, oh, dice delle cose talmente assurde che nessuno gli crederà mai. Certo non è, non è pieno di gente che crede a Scientology e il cattolicesimo, eh, Maometto che va in cielo col, col cavallo spaziale. Per carità, le cose che dice Malanga, nessuno ci crederà mai. L'umanità, tanto mica crede ai peggio cazzanti di questo bella, mondo. Bella. È pieno che di scienziati bella. a terra. Eh, potere Brambilla tutti sottovaluta, tutti, Tu sottovaluti il mio potere è talmente incredibile Una cazzata inventata Una volta Malanga ha raccontato che i poteri forti Gli avevano sabotato la macchina <ride> eh, Ma sono io quando guardo Malanga Vedo Walter Walter Matteo che è Assorbito da Brissani, Assorbito Brissanini allora, ehi, potere le, le vuole piene, le vuole, potere le vuole piene di paura, mica come Malanga che gli dice che gli alieni ti rapiscono, ti riempiono di cip e ti sciucciano l'anima, tutte cose assolutamente rassicuranti, ragazzi, ci mancherebbe, ci mancherebbe. La mia comunicazione non è una comunicazione orale che è, vale il 3%, la mia è una metacomunicazione. Una metacomunicazione. Che vale il 97%. <ride> Megoglioni! Me umile, è l'umiltà, ragazzi, è la prima cosa. La gente, mentre mi ascolta, io parlo anche alla coscienza degli altri. E la coscienza degli altri dentro di sé sa che io, puttanate, non ne sto dicendo. <ride> allora, ragazzi, che dice la vostra coscienza? Per sapere, perché magari qui in chat fate tutti i gradassi. Oh oh oh, malanga. Oh. Poi dentro, dentro un po' ve lo sentite, l'alieno che faceva soprusi agli esseri umani. Eh? Come, come vi è arrivata questa meta comunicazione? Minchia, mi da una vita che la batteria del mio telefono non è al 97%. E lui si dà questa credibilità. No, altro. Io, puttanate, non le sto dicendo, è vero, Trinità? Anche questa andrebbe segnata. Eh, chiedo cortesemente alla regia se è possibile segnare il nuovo audio. Puttanate, <ride> sempre stesso video, quindi non c'è bisogno di riscriverlo. Minuto 8 e 45. Uh, la mia coscienza, ma io non ne ho una. La mia coscienza dice che sono tutte cazzate. ACP, eh beh, perché il 97%, quindi abbiamo almeno meno un 3% in chat che dice. Pare questo video regalerà una tonnellata di audio. La mia coscienza sta cringendo. La mia coscienza ora è confusa e felice. Uh, la mia coscienza se n'è andata sgommando con la macchina anni fa. È parecchio che non la sento siamo tutti senza aria, quindi siamo al sicuro dagli alieni che sicuramente non verranno a rapirci. Il mio alieno è uscito dal mio corpo mezz'ora fa. Tanto vedo che l'argomento è interessante. Siamo 118 questa sera, ragazzi. Eh? Siamo parecchi. Siamo 118, però. Però io vedo che. Siamo 118, ma. C'è cioè, l'energia universale non, non, non universale mi è partita una, questa una, energia multinizio, ma non è che gli alieni, oltre a rubarvi l'anima, vi hanno anche rubato il portafoglio. <ride> eh, 118 salva, dato un numero perfetto questa sera. La mia coscienza, per fortuna, ha punti fermi e saldi. Paghidermi e pappagalli con tutte citazioni. Io ne vedo 125. Ah qui mi dice 118 dal programmino Siamo 118 ma tutti senza anima e senza portafoglio. Grazie Tera. Si disaggia stasera. Grazie Tera per il supporto. Numeretto della riffa, Terra, Si disaggia parecchio questa sera Tera. Io non immaginavo, non immaginavo. Ma ci saranno anche i bot. Uh, sì, forse qualcosina di sistema dovrebbe esserci come sempre. I, I poteri forti non ci lasciano spendere i soldi. Io non faccio. Io non ricordo se ho, se ho la sub. Uh, 118, puttanate, puttanate, allora, per la questura 15, per la questura. adesso ne vedo 120 Forse. No, può essere anche che il, la, 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 gli spettatori del programma non si aggiornano in tempo reale, quindi io ne vedo di meno degli effettivi o il contrario. Gli alieni mi hanno rubato la carta, ucciso il mio cane e hanno mangiato le patatine sulle mie, sulle mie coperte appena stirate. Maledetti alieni maledetti. Infatti ragazzuoli bisogna dare l'otto per mille, così il padre fa buone azioni, sovvenzioni, missioni e compratteci all'estero. Eh, ho lasciato il portafoglio dentro al ristorante nel piramidone. Grazie Trinità, grazie Trinità, grazie Trinità per il supporto numeretto anche a te. Tra si sta avvicinando anche l'hype train di questa sera, ne manca uno, ne manca uno per far partire il treno. Finiamo di ascoltare questa meravigliosa, questi meravigli dieci minuti più belli della mia vita. Il potere sta sottovalutando questo. Lo ha so brava, bra bra brava Trinità, ti sei fatto perdonare. sottovalutato e prima o poi male gliene incoglie. Aspetta, aspetta... Gli altri dentro di sé sa che io puttanate non ne sto dicendo. Okay. Il potere sta sottovalutando questo. Lo ha sottovalutato e prima o poi male gliene incoglie. E prima o poi male gliene incoglie. Ogni volta che dice potere mi parte vinto: prima o poi potrebbe decidere di agire troppo tardi! Troppo tardi! Troppo poteri forti! Troppo tardi, grazie. Aliens, grazie mille per il supporto. E ci fai partire anche il treno, capotreno, questa sera. Aliens, eh... oppure il capotreno, mi sa che è il primo che ha il Non mi ricordo, no, so come. Fosse. È arrivato un alieno a casa mia e mi ha detto, Malanga, puttanate. E poi se n'è andato. E poi Quello se n'è andato. Sì, se è eh... Ogni volta che una persona dice, Ma gli. Malenico -in è invece che in è difficilissimo dirlo, eh, cioè Malanga sta minacciando i poteri forti, ti credo che non arrivano donazioni. Dopo due ore di Malanga mi ha ispirato un junior ogni... e così stai, non riesci più a pensare a niente, lo capisco, lo capisco. vedi allora... <ride> Troppo tardi è una frase da dire subito prima di un colpo di pistola eh, sì, da western, da western, Davide. Da me è venuto un alieno e ha chiesto l'indirizzo dei ristoranti dove doveva malanga. Notte, Sux, grazie della compagnia. All'inizio io ti ho detto che non capivo parte delle cose che dicevi. Io ho capito tutto sto giro. Oh, oh pensate, regà, che sto giro. Pure Red Ronnie ha capito tutto. Quindi, oh, fatevi due domande che io, in chat, leggevo, ma io non ho capito, che sto dicendo, non si capisce ha capito tutto pure Red Ronnie, quindi effettivamente non è che fa, fa una computadora un dopo due ore. Eh, quello sguardo che meraviglia, Biglino si era ammalato al collo. Uh, sono loro che ci ostacolano, vedi? e allora se a sto giro ha capito Red, dobbiamo rassegnarci. Però, tu all'inizio ti sei fatto una domanda: perché mi intervista Red Ronnie? Aha. Ti sei dato una risposta? Sì, mi sono dato una risposta. La risposta era che tu volevi, in qualche modo, la tua coscienza, voleva trovare un pretesto per eh, eh, dirmi di che colori aveva eh, eh, le sfere del Triade Color Test. <ride> Ma che cazzo. La risposta è 42 Perché Red Ronnie crede a qualsiasi cosa Forse perché Red Ronnie eh, potrebbe, essere, potrebbe essere Intanto Hype Train 94% ah, ragazzi senso. Due minuti ancora Due minuti ancora per completare il livello 1 eh, Un piccolo sforzo Un piccolo sforzo per il vostro parroco Tra l'altro avete visto come un piccolo sforzo È molto simile al gesto del denaro <ride> eh, Di che colore sono le sfere del drago è bellissimo, allora l'intervista a Red Ronnie è perché Red Ronnie, in realtà, sotto sotto la coscienza, non Red Ronnie consapevolmente, la coscienza di Red Ronnie voleva fargli sapere a Malanga di che colore ci aveva le sfere. E qui il cerchio si chiude. La domanda è, è mal posta. Volevi chiedermi che ore sono, certo, che ore sono, maestro. Ora l'ho capito e quindi ho capito perché mi hai fatto l'intervista. Ah, solo per quello? Mm -hmm. Però guarda che il colore della strada del Color Test: quando tu hai detto il primo colore ho messo giallo, mm. e invece poi dopo il blu l'ho messo blu, ma era indeciso dal blu e il verde. Poi quando tu mi sei andato sull'ultima sull parte, cos'è la spiritualità? la, la parte, parte animica. Animica, allora lì ho detto: no, non può essere rosso, la parte animica è gialla. Quindi ho cambiato i colori, ho, ho, ho cambiato i colori in corso d'opera. Quindi ho barato. Sì, lo so. Ma molto... lo sapeva, ma lo sapeva, ma ti pare? Tanto qualsiasi coloria dice la risposta te la puoi inventare immagino Sono molto no? contento perché questa eh, seconda ipotesi è decisamente molto più corretta di quella prima Eh vabbè, mi sono salvato in corner Lo sapeva, lo sapeva. manca maestro gente. Grazie Icaros, grazie del supporto per averci aiutato a chiudere il treno di questa sera Grazie Icaros. Che cavoccia che c'ha questa? Ma posso farla anch'io? Il trial, il 300% il test? Allora, noi l'altra volta l'avevamo aperto. Eh... Perché questo test qui. No, non è questo. Eh... Quanto è vecchia la tua anima? Non credo sia questo. Me l'avevate linkato l'altra volta. Vediamo se... Io voglio un giorno settimana lo sapevo che Malanga lo sapeva. Il blu l'ho messo col giallo, però mi veniva verde. Sto morendo ogni super cazzo che esce. Ehm... Trade test. Trade... Ah, eccolo qua. Però non c'è quello di Malanga. L'altra volta l'avevamo visto. Autovalutazione. L'altra volta abbiamo fatto sì il tab Però mi avevate linkato anche quell'altro Ma non l'abbiamo fatto perché quello era tipo un uh, uh, tipo tra tipo training autogeno No che te lo devi fare da solo Non è che lo potevamo fare TCT TCT Eh ma dire il tocco di valore per capire sono, quanto sono rari Uh, questo è il tab l'avevamo fatto uh, TCT però questo è, TCT è un percorso mentale ideato da Corrado, da Corrado Malanga aspetta, eccolo ecco qua il, uh, il TCT è un percorso mentale ideato da Corrado Malanga per trovare le tre parti di sé che compongono l'essere umano e unificarle dopo questo processo gli effetti sulla propria quotidianità saranno irriversibili ti guiderò nelle unificazioni delle tue tre sfere. Ragazzi, siete pronti a farvi unificare le sfere? Io no, penso ragazzi, che sì. con 31 minuti di testa le sfere, più che unificarcele, ce le rompiamo. Ma proviamo a. Però, si sta male perché non si bene. Ma credo sia da ascoltare, non da vedere. Ma scusa, è... Non è colori. Sì, ma è da ascoltare. tipo training autogeno, credo. Per... Ah, eh? Eh? Ancora un po'. Chi? Ancora un po'. No, vabbè, così, così non, non si può fare un online. Questa... Eh, ho capito, non ce ne sono altri. Ah, eccolo, 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 eccolo. Non è questo, però questo sembra di essere. Ecco. Stare dentro una stanza. Una stanza che è circolare, grande quanto volete, Rilassate. una stanza che è totalmente buia, voi siete nel mezzo della stanza, la stanza è buia, non si vede niente. Guardate eh? a guardare a destra, a sinistra, in alto, in basso. È buio. Rosso Gromagno. Nella stanza, però, si sta bene, c'è anche un bel freschetto. Mm. Voi sapete che in questa bella stanza, voi siete al centro, ci sono tre sfere tre sfere che sono spente, sono come delle lampade ma sono spente gli occhi. e quindi non si vedono, voi non sapete né dove sono né che colore avranno quando si saranno accese e ora le accenderemo Accendiamo. una per volta e quando le avremo accese una per volta guarderemo come si mettono, come sono grandi, come sono alte dal suolo, se sono per terra, in alto e guarderemo che, che colore hanno. Potranno avere tutti i colori che vogliono, anche Asci nere, magari non si vede niente, il nero è un colore, ma noi non lo sappiamo, siamo nella stanza Ma già ci sta ribaltando e la situazione! Si Faccio sette Ora, minuti di sonno così. Fate il test, eh! E quando avrò contato fino a tre, mm. noi accenderemo la prima lampada, che è la lampada che corrisponde alla nostra mente, e guarderemo che posizione occupa, dove Eh no, purtroppo immaginate a scompare. E che colore ha? Conto fino a tre, e poi accenderemo la lampada di mente. Uno, due, tre. Lampada di mente lampada si accende. Si mette da qualche parte. Guardatela. Prendete nota del colore, della grandezza, della posizione. Quella è la lampada di mente. Ora contiamo fino a tre. È e terribile. quando avrò detto il numero tre, accenderemo la seconda lampada. Vai. La lampada di spirito. Non è importante sapere cos'è spirito. Si accenderà la lampada di spirito. Al mio 3. Uno, due, tre. Verde. Guarda è che verde. colore ha la lampada di spirito. È, è grossa, come come si è assurda. Quanto è grande? E mentre guardiamo la lampada di spirito io conto fino a 3 e accenderemo al mio 3 la, ter la terza lampada di, che è? di anima di anima. Conto fino a 3 Portare avanti il messaggio di Cristo. Che diceva: i, i ta, pa, e... tre. Ho oh. gialla. Lampada anima. Gialla. Colore fa. anima. Vabbè, boom. Da dormire. Eh. Anima. Allora. Colore spirito. Colore mente. Fare. Sei asceso o stai dormendo? Ma quelle, quelle, sono le, quelle sono le sfere anali, Sparkler, non ti confondere. Eh. Si, vuole sentare, si può stare rasente al muro, non si sa mai dove va a finire queste sfere. Eh, la mia erano bianca, eh, verde e gialla. Tutti e tre insieme. Ora li facciamo unire. Mettiamo insieme tutte e tre le sfere. Una dentro l'altra. Si fondono insieme nel tentativo di raggiungere un unico colore. Ce l'ho. No. Ce l'ho. È diventato colore aura azzurra de Kenshiro. Uno mette per colore lì. Ho no, tanti. Uno. Tutte le sfere. <ride> Attenti a fare sto destra che io ho finito di farlo e mi sono svegliato in un fosso senza un rene. E' insieme, dentro, dentro. Una, dentro l'altra. Eh, occhio spark eh, inserire le sfere una dentro l'altra eh, che te conosco poi so come va a finire eh. diventano una sfera sola a me ne hanno rubata una guarda il colore della sfera 1 ok aura azzurra del cancino l'aura docuto è difficile eh? qualcuno ci mette più tempo ma è bene te penta subito Beh, se non ci riesci non ha importanza ora Dividiamo le tre sfere e facciamole ritornare. Tre del loro colore, nella loro posizione originaria. Anima, mente, spirito. Uh -huh. Questa è la vostra cartolina. De che? Ah, che Fate fa? ora la fotografia. Clic e ricordatevi, la loro posizione, la loro grandezza, il loro colore. Ma uguali. Però si sta bene. C'è anche un bel freschetto. Di nuovo? Voi sapete che in questa bella stanza, voi siete al centro, ci sono tre sfere. Ma ricominciamo. Tre sfere che sono spente, sono come delle lacrime che posiziono. Due. Tre. È anima. terribile! Guarda! Colore, anima. Cioè, è finito, sa? Cioè... Ha capito, ma ha capito i risultati. Che, ma che, non è che, devo telefonare a Malangamo? Perché a Malangamo, senti, ma mi è uscita bianca, eh, verde e gialla. Che devo fare? <ride> ma metteteci, metteteci, qualcosa per capire che serve. Sto test, non c'è soluzione. Ma chi sta insegnando a usare il radar, cerca sfere di fulmine. Misteriose. I risultati. Il cazzo. Questo è il test. Non fa domande. Ah, ok. Ma anche un video so tagliare. Ah, questo cambia vita in modo reversibile. Nel senso che hai perso 5 minuti e dici. Che coglione. Che coglione, ho perso 7 minuti. Che e, e ti fai domande sulla tua vita e cerchi di aggiustare il tiro, penso sia questo il significato. <ride> allora, ragazzi, il il malanganesimo è non è finito, non è finito, abbiamo la memoria dell'acqua, poi abbiamo ologrammi, ritratto di Dorian Gray, uh -huh. morire per capire che la morte non esiste, provaci te. Eh, abbiamo un sacco, un sacco di rivelazioni da portare avanti, la soluzione è dentro di te, che però è sbagliata. C abbiamo un sacco di, 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 di rivelazioni da, da portare avanti ma non è questo il giorno non è questo il giorno in cui li finiremo perché il malanglianesimo continuerà il prossimo mercoledì, cerchiamo di portare avanti un argomento e di finirlo non come la scorsa stagione che ne prendevamo un quarto e poi ne passavamo un altro e quindi te ne vai a dentoni nel buio, il un posto giusto per Cristo, trovare tutte le risposte sbagliate il, il hai trovato una miniera d'oro bellissimo, bellissimo eh, non vedo l'ora che arrivi mercoledì prossimo per, per andare a vedere nuove fantastiche rivelazioni, intanto oggi abbiamo capito che i faraoni che eh, stavano sul cazzo di Cromagnon e gli ciusciavano l'anima, questa è una delle cose che abbiamo imparato oggi, eh, vai, vai miagolando nel buio. Eh, a me non resta invece che alla fine salutarvi, ringraziarvi per la vostra compagnia, ringraziarvi per il vostro supporto e darvi appuntamento a domani sera alle 21 con le Clerical News, puntata disagiante. tanto ma anche eh, come dire disagiante in modo serio perché c'è una notizia molto importante di cui parlare non per tutta la sera ma, ma bisognerà parlarne bisognerà parlarne anche in vista del documentario che abbiamo visto venerdì scorso quindi ragazzi grazie per la compagnia grazie per il vostro supporto ci vediamo domani sera alle 21 non mancate nel frattempo nel frattempo ce ne andiamo nella nostra schermata che so, c'è Conchi? Andiamo a vedere, ce andiamo nella nostra schermata attesa. Andiamo a vedere chi ci sta. Ci sta Conchi? Ma non è vero, non lo vedo. Sta per partire. Conchi? 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 Sì, c'è il Bitdoomers! E allora, e eh, allora andiamo, e allora spostiamoci. Se c'è il Bitdoomers, andiamo portare a portare avanti il messaggio di Che diceva i. Eccolo! Eccolo qui! No, no, no. Eh, perché forse è partito da pochissimo. No. E quindi andiamo a fare un bel ride a Conchino, ai eh, Bit Doomers. Eh, sta, sta giocando a tipo Call of Cthulhu. Io vi do appuntamento a domani sera alle 21 ragazzi con le Clerical News. Tra l'altro domani probabilmente farò uscire un piccolo, una piccola marchetta eh, a Xiaqi su TikTok. Così ve la butto lì, ma vi faccio vedere. A domani, figlioli alle 21. Clerical News, grazie della compagnia e per il supporto. Ciao, attenti ai faraoni. No, Iavo, non è, ma, non, è, non è... È una prova, è una challenge. E il cerchio si chiude. Ciao.